Sale da destra, si prepari Sergio Divina, prego Matteo. Grazie. E innanzitutto te lo scomputo dal tempo, non fare il furbo. Ringrazio tutti i militanti qui presenti e saluto anche tutti i giovani padani qui presenti che ho l'onore e l'orgoglio di rappresentare e di guidare da giugno. E non è facile parlare, ci sono solo 3 minuti, ma penso che bastino. Oggi noi siamo qui a scrivere una pagina di storia della Lega Nord, una pagina di storia in cui anche i giovani padani scriveranno la loro riga. E questo è una cosa molto bella perché, insomma, finora siamo stati un po' il braccio, un po' le gambe, diciamo, della Lega Nord in molte realtà. Sicuramente siamo cresciuti negli anni, dalla fondazione nel 2002 dal primo congresso federale, ma anche noi stiamo cambiando e sicuramente anche con la segreteria di Matteo Salvini riusciremo anche a avere un ruolo e rivendichiamo anche un ruolo politico comunque nella segreteria, perché i giovani sono il futuro e il futuro è l'indipendenza della Padania, perché ricordiamocelo, l'articolo 1 dello statuto della Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Il futuro è l'indipendenza e il futuro sono anche i giovani. E questo ho orgoglio di dirlo anche da coordinatore. Maroni a giugno nel congresso a sorpresa mi ha nominato vice segretario, è stato un bel gesto, ma penso che sia ancora più simbolico e più forte che oggi noi incoroniamo Matteo Salvini segretario federale, perché è un volto nuovo ma con la giusta esperienza per guidarci nei prossimi anni. E poi insomma c'è anche un ottimo rapporto e comunque proviene anche insomma un po' dai giovani padani, sicuramente noi saremo sempre al suo fianco. Io concludo con una brevissima citazione. Il muro di Berlino è caduto in una notte e nessuno se lo aspettava, quindi io penso che noi non dobbiamo demordere, dobbiamo rilanciare la nostra battaglia indipendentista contro Roma ma anche contro Bruxelles, e in questo sono sicuro che noi avremo dei grandi risultati anche alle prossime europee, alle prossime amministrative, e i giovani avranno anche un ruolo centrale, di questo ne sono sicuro. Li ringrazio perché fanno veramente migliaia di chilometri, siamo andati mercoledì a Strasburgo a manifestare contro questa Europa e contro questa Europa delle banche e non dei popoli, quindi se non ci fossero loro veramente insomma sarei veramente come dire senza, a parte con molti meno impegni io, però sicuramente sarebbe una perdita grande per il movimento politico della Lega Nord. Quindi io vi ringrazio ancora tutti quanti e vi ricordo l'articolo 1, Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Grazie, viva la Lega, viva Matteo Salvini e viva i giovani padani!